Trasferirsi in Portogallo nel 2023 sotto un profilo fiscale per non pagare tasse ha ancora senso? Te lo dico tra un secondo dopo la sigla. Ciao, sono Luca Tagliatelle e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al canale per rimanere aggiornato con le notifiche e a lasciarmi un like che vorrai eventualmente levarmi alla fine di questo video se il contenuto non ti sarà piaciuto. Non è mai successo e non succederà ora. Parliamo di Portogallo, possibilmente senza occhiali da sole. Che cosa sta cambiando? È ancora possibile ottenere uno 0% di tassazione o comunque rimanere con una tassazione estremamente bassa? Ebbene, non è esattamente così, non è tutto oro quel che luccica. Indubbiamente il Portogallo ha dei grossi vantaggi fiscali, ma ci sono alcuni fattori che stanno cambiando e che noi pianificatori fiscali, almeno quelli che hanno superato la terza media, devono prendere in considerazione. Allora, innanzitutto consideriamo che dal 1 gennaio 2023 è cambiato il regime di tassazione delle criptovalute. Questo legato a quello che sarà probabilmente implementato a partire dal prossimo anno, lo scambio di informazioni anche sulle criptovalute, sicuramente diminuisce l'appeal del Portogallo a partire dal 2023. Inoltre ricordiamo come secondo fattore che ogni volta che io sono all'interno dell'Unione Europea e raggiungo uno 0% di tassazione, vado a definire, a determinare quello che in gergo si chiama aggressive tax planning, cioè pianificazione fiscale aggressiva, per cui in caso di accertamento sarà molto difficile che l'accertatore, l'uomo, gli uomini del fisco ti diano ragione, al di là della bontà e della solidità e della sostanza che puoi mettere all'interno della struttura. Il terzo fattore da considerare è che sulla falsariga di quanto ti ho appena detto il fisco ha inasprito i controlli. Ha inasprito i controlli fondamentalmente in tutta l'Unione Europea perché il tasso di evasione sta aumentando, soprattutto dell'IVA. Per cui facciamo attenzione, questo è un avvertimento, è un avviso, diciamo, non è una minaccia evidentemente, perché io non faccio parte del fisco, che do a tutti i miei clienti che mi ascoltano, potenziali tali. Il fisco sta inasprendo i controlli soprattutto per l'evasione IVA, che è una delle più grosse, diciamo, evasioni di questi tempi, soprattutto legato ai mercati che voi conoscete benissimo come il dropshipping, ma questo è argomento per un altro video. Il quarto fattore da prendere in considerazione, non lo dimentichiamo mai, questo è valido da sempre, il Portogallo appartiene all'Unione Europea e per il semplice fatto di appartenere all'Unione Europea deve rispettare determinati canoni, determinate regole, che sono quelle dettate appunto dal Parlamento e dalla Commissione Europea, che udite udite, sono le medesime regole che devono rispettare tutti quanti i paesi appartenenti all'Unione Europea. In questo momento storico, devo dire, aprile 2023, la situazione geopolitica è un po' incasinata e devo dire che, diciamo, da attento osservatore della geopolitica internazionale, mi rendo conto che obiettivamente i diversi paesi, anche quelli dell'Unione Europea, in questo momento non rimano esattamente tutti nella stessa direzione. Ma questo non vuol dire che le normative ci siano e che quindi anche gli stati ogni tanto le rispettino e ogni tanto no. Vedremo come andrà a finire. Ma questo non toglie che il Portogallo deve rispettare queste regole. Considerazione finale, l'NHR, non habitual regime, che ci permette di ottenere una tassazione su determinate categorie reddituali dello 0%, rimarrà in vigore ancora per molto? La risposta è non lo so. Applauso di sottofondo. Molto probabilmente accadrà quello che è già accaduto con i redditi da pensione. Noi sappiamo che fino a un paio d'anni fa i redditi da pensione non erano tassati. La Commissione Europea è venuta a bussare alla porta perché sul reclamo di altre nazioni appartenenti all'Unione Europea, e quindi adesso i redditi da pensione sono tassati con una flat del 10%. Esiste la probabilità che questo accadrà anche altre categorie reddituali per voi che invece siete imprenditori o liberi professionisti. Io sono Luca Tagliatelle, mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se è così lasciami il like che mi avrai già abbondantemente lasciato all'inizio del video, dubbi, approfondimenti, clicca il link in bio. Noi ci rivediamo nel prossimo video.